Bond, dal film di James Bond 2007. Lei ha detto che proprio per presentare questo show ha guardato tutti i film di James Bond per entrare proprio nel programma, perché per lei è una musica inusuale e quindi dice ha lavorato molto con il suo coreografo David Wilson. Ricordiamo, lei è seguita da Brian Olsen e David Wilson e si allena in Canada a Toronto. Triplo Lutz e triplo Tolup, meravigliosi. Triplo. Triplo flip, solido, bellissimo. Ottima anche la layback. Bella anche l'espressione. Axel meraviglioso, stratosferica. Bella che cambia di ritmo nella musica. È uno splendido 007, Yuna Kim veramente ha entusiasmato a Parigi tutto il pubblico, è impazzito per lei perché questo esercizio davvero è perfetto negli elementi tecnici, nella presentazione, nell'interpretazione della musica, nella recitazione. È splendido in tutto, è nel costume scelto, davvero tutto. Penso che abbia... Nulla, non le manca nulla in questo esercizio. Assolutamente nulla. Era curato in ogni dettaglio, lei bellissima in ogni momento. Bella, espressiva, ammiccante, sì. Proprio dall'inizio, al punto giusto. Dall'inizio ma soprattutto sui momenti giusti, a metà della sequenza di passi ancora un paio di volte. La sequenza delle spirali perfetta. Bellissima sulla musica, guarda lo smalto nero, proprio pandan col costume, con tutto il resto. E nonostante l'energia e la forza anche, perché guarda l'elevazione di questi salti, è veramente altissima, è elastica da morire, nonostante questo, leggera, fluida, un modo di pattinare molto molto aggraziato anche Brian Olsen, che prepara questo triplo Lutz con lei e lo salta insieme e arriva anche. Deve saltare anche il secondo salto.
Questo è il cambiamento un po'. Quest'anno lei ha sempre presentato triplo flip, triplo toe-loop e come salto individuale il triplo lutz. Invece quest'anno, per andare a prendere ancora più punti, presenta il triplo lutz, triplo toe-loop in combinazione e poi il triplo flip da solo. E comunque qui dimostra di avere una tale sicurezza in questi salti che sembrava non facesse niente, veramente sembrava un gioco da ragazzi per lei completare questi salti. Ricordiamo, lei poi è la campionessa del mondo in carica e tra l'altro è stata la prima donna proprio ai campionati di Los Angeles ad ottenere più di 200 punti da quando nel 2004 è stato poi introdotto il nuovo sistema di punteggio. Lei dichiara: voglio l'oro a Vancouver. Mi sembra che la strada sia quella giusta? Mi sembra che abbia imboccato la strada proprio giusta, sì. Bellissima anche questa. Scende bene, ottima, vedi com'è chiusa, proprio chiusissima. Qui la posizione è altissima, bella. Lo sguardo, l'espressione, sì. Incredibile. Yuna Quinn c'era scritto su uno dei striscioni che le sue fans hanno esposto, davvero regina del ghiaccio. Non vorrei essere nei panni di Carolina Kostner, che deve scendere a chiudere questo programma dello short program di oggi al trofeo Wigwam Park. Sai, io credo che sì, però credo che il compito di Carolina in questo momento non sia di battere Yuna Kim, no. Sia di fare il meglio per se stessa. E se lei dimostrare che è stato un incidente, esatto, di percorso quello successo. Se lei al pensa mondiale a questa cosa e io confido molto nei metodi di allenamento americani. 76 è pazzesco. 08 43 80 32 e 28. Pensate, comunque aveva fatto 76-12 il suo miglior punteggio proprio ai mondiali 2009, ma è un punteggio strepitoso, ma che poi è un divario incolmabile rispetto alle altre. Certo. Rispetto alla stessa Mama Sala 59-96. Beh, ma ora l'ha fatto male. 59-64. Oggi è incolmabile. È incolmabile.